Questo programma è offerto da Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarini Catania. L'Etna per noi è casa. Buonasera, buonasera amici e tifosi rossazzurri, Globus Television con la puntata odierna di Calcionati Commenti in casa rossazzurra. Vincenzo Lacorte come sempre a condurre l'ennesima puntata post gara della gara di ieri svoltasi al Massimino, Catania-Avellino 0-2, come è noto a tutti. Ieri non ho potuto essere presente per Stadio Studio, condotta brillantemente dal nostro direttore. Mi rifarò mercoledì, ma magari vorrei vedere anche qualcosa di diverso, speriamo. Partita difficile ieri, sicuramente non era la partita, probabilmente non era l'avversario giusto per cercare chissà quale riscatto, ma come sempre si va allo stadio con il cuore gonfio di fede e di belle aspettative. Poi naturalmente quando arrivano le batoste arrivano anche tante riflessioni, anche amare riflessioni. Mi è stato riportato che ieri allo stadio c'era anche chi diceva che il Catania doveva perdere per far definitivamente fuori il mister, ma andare allo stadio con lo scopo di veder perdere la propria squadra del cuore certamente non è una cosa che si può sentire dire. A me davvero fa molto male sentire una cosa di questo genere. Andiamo avanti, coordinate della trasmissione, siamo in diretta come sempre sul digitale terrestre, sull'HBBTV, quello regionale, Sicilia, con i canali 15 e 18, con il canale 15 facilmente premendo il tasto verde siete già sintonizzati su Globus Television, poi chiaramente stessa tecnologia per il canale nazionale 268, il sito istituzionale della testata www.globusmagazine.it/video, siamo in onda in diretta sulla pagina omonima Facebook di Calcionati Commenti Casa Rossazzurra, piattaforme streaming che sono come sempre Twitch e TV Dream, l'app per i cellulari Globus Network Italia, naturalmente come da un po' di tempo reclamizzato soprattutto al nostro direttore che ne fa un vanto personale, Local TV e Cyber per tutto il mondo che ci continua e che ci può così seguire, soprattutto i nostri tifosi, che i nostri amici, fratelli rossazzurri che vivono fuori, parliamo di USA, parliamo di Canada, Australia, Europa, ce ne parlava l'altro giorno Tony Napoli che abbiamo avuto collegato con noi proprio dall'America, lui da tempo ci segue tramite questa piattaforma. Avanti con Sabina Rossi per il resto delle coordinate. Ciao Sabina, benvenuta. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Io so già che, come dice il nostro amico collega Max Licari, oggi sarà una puntata estremamente scoppiettante. È l'importante che possiate. Non ha detto sfruculiante. Anche sfruculiante. Che possiate mettervi in contatto con noi tramite la nostra linea WhatsApp, il 340 051 12 86, oppure direttamente chiamandoci allo 095 81 88 650. La parola a te per presentare gli altri ospiti studio, ma ti devo dire che già ci sono veramente tanti messaggi, immagino. Molto li leggeremo. Appena presentiamo, partiamo subito con i messaggi sicuramente, perché è giusto che i nostri amici abbiano parola, così come noi li invitiamo naturalmente a sicuramente. Fare. Sicuramente. Allora, con noi, come spesso capita il lunedì, il giornalista del Giornale di Sicilia, Daniele Loporto. Buonasera Daniele. Ciao Vincenzo, ciao Sabina, buonasera a tutti.
anche un altro ospite gradito, già visto proprio recentissimamente, il commercialista La Porta, e sicuramente un tifoso, no? Un grande tifoso, Domenico La Porta, grande tifoso del Catania. Tifosissimo, buonasera a tutti. Continuiamo con l'editor e direttore, il giornalista Enzo Stroscio, buonasera direttore. Anch'io tifoso del Catania. Non lo sappiamo tanto, vediamo. Ora faremo delle domande a saltare. E andiamo con un altro grande amico di Globus, il nostro opinionista per eccellenza, Tino La Vecchia. Tino, benvenuto. Ciao Vincenzo, ciao Sabina, Daniele, Domenico e il direttore. Un abbraccio a tutti e mettiamoci il cuore in pace, la situazione è questa. È questa, assolutamente, ne parleremo sicuramente. Diamo parola ai nostri amici tifosi. Sì, allora un saluto a Luigi Panetto che come di consueto ci ascolta ogni lunedì e anche a Salvatore da Locri. Andrea Pinto ci scrive Tabiani go out, Salvo Iacolino ci saluta e ancora stiamo facendo ridere i polli in tutta Italia, non esonerando il signor Tabiani, detto da tanti Gabbiani. Mariano Giuffrida, un saluto anche ad Antonio Scuderi, buonasera a tutti. Secondo voi qual è il male che sta diventando cronico che sta attanagliando la squadra, lo diremo ai nostri, bella domanda, lo diremo tra non molto, lo chiederemo ai nostri ospiti. Condizione fisica scadente, infortuni vari, scollamento tra i reparti, i giocatori arrivati ad un certo punto della partita mi danno la sensazione di essere rassegnati, commettendo anche ingenuità ed errori banali. Santaiduzza, pensaci tu. Pimpilu, buonasera a tutti nello studio. Buonasera. Che poi sarebbe Salvatore. Salvatore. No? Chiamiamola anche col nome. Sì, perché... sì, sì, sì. Che dire, ieri mi fiscio sangue e acqua, ma purtroppo lo immaginavo che finiva male. Mi dispiace solo la malagumbassa sulla Rai. Domani pomeriggio per me qualsiasi cosa, ne parleremo tra non molto, di Raggrella non gli credo, ho perso la loro fiducia, prenderanno ancora per i fondelli, punto, tutti e due punti. Santostrano, buonasera, non diamo la colpa solo alla senatori, piuttosto ai calciatori e dirigenza, calciatori inadatte al Catania senza attributi. Davide Resti ci segue dal Perù. Sì, addirittura è un bel po' che ci segue, lo Davide. Salutiamo, non vogliamo più sentire storielle, ci dicano che intenzioni hanno, altrimenti vadano via tutti. Ovviamente questi sono i cuori infranti, ma nel contempo anche vulcanici dei nostri tifosi. Tabiani, questo scrive Tabiani, Francesco Mascali, Tabiani è una povera vittima di questa società che ha giocato con i sentimenti di una città e gli fa tenerezza. Buonasera zio Vincent, dice Mauro Vaccaro, troppa delusione, sì. Raccontami l'impresa delle ragazze, almeno mi passa la mala. Continuiamo dopo, ce ne sono tanti ragazzi, oggi tanti, siamo invasi dai nostri tifosi. Così come ieri il Catania, proprio a conferma della luce di cui gode a livello istituzionale, no? Ieri ha infranto questo mito del Rai 2, no? La Serie C che va in diretta di domenica su Rai 2, per primo il Catania ha infranto questo nuovo record, no? Ha aperto il campionato di Serie C, quindi è stato il battistrada della Serie C quest'anno. Sì, ma ieri, per l'Avellino, no? ieri le ragazze sono andate in diretta sul canale YouTube LND, quindi c'è stata praticamente una diretta nazionale ad ampio raggio per tutti, sentito, per tutti i colori rossazzurri. Dimmi. L'ha aperto per l'Avellino. La perdita? L'ha aperto per l'Avellino. Ha fatto la Rai 2 per l'Avellino? Non li sto seguendo. Per nelle quale nelle previsioni. È una battuta, nelle previsioni per il Catania, consuntivo. Ah, è stata poi fatta alla fine per è stato una spot pro Avellino. Va bene, sì, d'accordo. E, quindi a questo punto. Domani arriva questa conferenza, Daniele tu sarai lì in prima linea, arriva questa conferenza indetta da Grella per parlare del momento, sono convocati i giornalisti a partire dalle 16 mi sembra, lì in sala stampa al Massimino, quindi c'è un serio pericolo, no? Si sta dilapidando un patrimonio
accumulato in pochi giorni, perché ricordiamo appena l'anno scorso, a maggio, fine maggio, quando uscì questa notizia, praticamente nel giro di poche settimane si creò un entusiasmo, poi suffragato dagli 11.000 abbonamenti dell'anno scorso, dai 14.000 di quest'anno, quindi 25.000 abbonamenti in due stagioni, davvero non sono poca cosa. Vogliamo fare un po' qualche riflessione su questo, sì, tema? Una, intanto partiamo da una riflessione banale e la palestiana, che sicuramente nella società, né il tecnico, né i giocatori, né i tifosi volevano una situazione attuale, né la volevano, né tantomeno la immaginavano. Credo che la delusione sia di tutti, i fatti evidentemente dicono che non qualcosa ma tutto è andato nel verso storto, perché la situazione è veramente drammatica. Non credo che si sia giocato sui sentimenti, come diceva prima un nostro ascoltatore, semplicemente il 13 è diventato 31 o viceversa, e due segnali credo che sono, come dire, significativi: il numero di pali attraverse, che non sono un attenuante, ma quando le cose vanno male anche queste diventano, come dire, degli elementi determinanti. Abbiamo un record di infortuni, abbiamo un record di sconfitte negative, abbiamo un record di prestazioni deludenti. Come dire, le responsabilità sono di tutti. Abbiamo visto una squadra che ieri ha subito costantemente l'Avellino, che non era l'ultima arrivata, arrivava da seconda in classifica. Abbiamo visto una squadra che ha cercato di reagire, ha preso il secondo gol dopo che per 10-15 minuti aveva cercato di rimetterla in sesto, ma, e concludo, credo che anche la situazione psicologica della squadra sia sintetizzata nel calcio di rigore pessimo, sì, battuto da Chiricò, che fra l'altro è arrivato sul dischetto già stanco per tutti i recuperi, direi inutili che, certo, aveva fatto in fase difensiva. Giustissimo. In chiave tattica credo che Chiricò abbia i mezzi, le capacità, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata precedente, appunto. Credo che Chiricò debba essere determinante negli ultimi 30 metri, non determinanti nei primi 30 metri, quando gli manca soltanto di andare a prendere il passaggio corto da Beders. Giusto. Non è, come dire, questa la chiave di volta, non, ma sicuramente è significativa, certo, di un disordine tattico che deve essere assolutamente risolto al più presto. Bene, Domenico, la tua opinione su questo primo, diciamo, assaggio che stiamo facendo? È chiaro che la situazione non è bella, siamo tutti preoccupati. Stiamo vedendo qualcosa che non ci aspettavamo, no, all'inizio dell'anno, però io non sarei così catastrofico. Si sta correndo troppo, come sempre nel calcio, se o 3 o 30, come si dice a Catania. Io ritengo che sicuramente ci sono degli errori, è chiaro, se no le cose andrebbero bene. Sarebbero, no? Commenteremo tutto. È stata, certo, sbagliata la scelta tecnica, c'è una preparazione atletica pessima, perché è inutile dire la preparazione atletica più gli infortuni, è un tutt'uno. È un tutt'uno, certo. Perché gli infortuni vengono da pessima preparazione di questa cosa. La società ha probabilmente sbagliato alcune cose, ma anche nella comunicazione. Però si sta correndo troppo, pensando che tutto è distrutto. Si deve semplicemente stare calmi e cercare di trovare le giuste misure per rimettere in sesto questa situazione. Sì. Tra l'altro, la cosa che più di tutte mi lascia perplesso è sentire dire a tanti che questa società ha speso poco, non vuole fare la squadra. Allora, innanzitutto, quando si parla di bilanci di squadre di calcio, bisogna vederli alla fine dell'anno. Cioè. E noi lo vedremo, purtroppo, perché sarebbe bello saperlo oggi, ma lo vedremo soltanto alla fine del 2024, perché le squadre di calcio hanno il bilancio che va a metà anno, quindi a giugno, del 30 giugno 2024 chiuderemo il bilancio che riguarda quest'anno, e solo a dicembre lo sapremo, perché poi viene depositato. Io, per esperienza e per lettura, posso dirvi che mantenere una squadra di calcio di Serie C non costa meno di 5-6 milioni tra acquisti, tra gestione. Questa società, a quanto ne sappiamo, non ha un ritardo negli stipendi, non ha un ritardo, no, certo, e sono tutti effetti sicuramente positivi. Se poi è riuscita a prendere qualche giocatore importante, almeno nel nome, mi riferisco a Marsura, mi riferisco a Mazzotta, che purtroppo
non sta rendendo, diciamo, per nulla, di Carmine, che eccetera. Se è riuscito a prendere qualcuno a parametro zero, bravi loro a prenderli. Zanellato. Bravi loro a prenderli, perché ieri è uscita anche una sorta di statistica che dice che la rosa del Catania vale 7 milioni contro i 7 milioni e 2, insomma siamo alla vicina con quella dell'Avellino. Sì. Quindi questo aspetto io lo metterei da parte. Sì. Io guarderei più che altro ad eventuali errori, no, anzi a sicuramente degli errori tecnici fatti dalla scelta dell'allenatore e magari a qualche giocatore, ma sull'aspetto economico starei tranquillo, almeno fino ad ora, poi vedremo. Ok, qualche altro messaggio? Sabine, prego la regia di cominciare a mettere in bassa frequenza gli highlights e dopo gli highlights passiamo al direttore a Tino Lavetta. Sì, io pregherei anche i nostri tifosi di sintetizzare. Se poteste esprimere la vostra opinione in poche righe, esatto, agevolereste il nostro lavoro e daremmo parola a più possibile persone. Vai Sabine. Allora, Livio Amato ci scrive: solo giocatori bolliti hanno preso gente come Di Carmine, pensava al ritiro. Mentre ci saluta Cecilia, che è qui con noi. Ciao Cecilia. Ciao Cecilia, sempre... guarda. Poi, bello che mi sfuggono perché arrivano gli altri. Questa società per questo anno ha solo ritardo nella comunicazione, dice Pimpilu. Santolavecchia, l'anno scorso hanno fatto troppe promesse, inutile illudere. Fabrizio Adinolfo, diamo la colpa a chi volete, comunque da quando conosco il calcio in questa situazione paga l'allenatore, ancora si insiste con Tabiani, ok, allora diteci che scendiamo di nuovo in Serie D. Vabbè, Rosario Galvagna scrive: Grella dimettiti, e ce l'hanno con tutta la dirigenza, sì, da tifosi, eh? Sì. Zusaro annesci i soldi, ci scrive Mimmo Rapisarda. Giampaolo Canonico, ma Mimmo Rapisarda è lui, è Mimmo Rapisarda lui? Non lo so, aspetta, salve, c'è anche da considerare anche i molti infortuni, qualcuno ci scrive. Piero Pulvirenti, buonasera, per caso sapete se la convenzione per lo stadio è stata firmata e se i lavori annesimo il signor Grella li ha iniziati? Grazie. Ti rispondo io, no, sì, Non sono stati iniziati. Se parliamo dei lavori sotto la tribuna, non sono stati iniziati, e ti dirò che da questo sabato la tribuna è out e off limits per tutti, tranne che per i pochi tesserati e i pochissimi operatori TV professionali. Sempre Andolfo scrive: mettiamoci il cuore in pace, mercoledì si prepara un'altra sconfitta, solo la società non ha capito che ieri i giocatori hanno licenziato Tabiani. No, lo pensano loro, eh? Okay. Lo pensa, certo, qualcuno. Certo, certo, ecco, certo, certo. Va, ecco, bene. Andiamo allora con gli highlights, vediamo un attimino cosa è successo, sì, ieri. È senza audio. Sta iniziando la partita, come vedete. Allora, ieri anche l'Avellino non è che se la passasse tanto bene, ora poi andiamo nel dettaglio di cosa ha presentato l'Avellino. Se non che già dopo le prime avvisaglie, con pochissimi sprazzi da parte nostra, intorno al nono, se non ricordo male era il nono, quando arriva questa punizione causata da Quaini, che nell'arco di due minuti ne becca ben due. Tiro sporcato da Zammarini, se non faccio errori, e quindi Peters era piazzato bene, se non che quella piccola deviazione lo ha messo fuori causa. Poi vorrei chiedere a Tino se mi sa dire quanti di queste persone coricate che si godono lo spettacolo influiscono sull'esito delle punizioni di prima. Probabilmente lui mi saprà rispondere. Andiamo avanti. Qui Bocic e Mazzotta. Rispondere anche subito, sì, eh? Mazzotta, anziché usare il suo sinistro micidiale, preferisce appoggiare il destro, e il risultato è quello che vediamo, con tanto di imprecazioni di Chirico, che era ben piazzato al centro dell'area. Qui Zammarini crossa verso Bocic, che viene atterrato da Sannipoli, rigore che Chirico si pregia di battere in questa maniera, e vediamo che il buon Ghidetti lo intuisce e ci arriva comodo comodo. Ancora sprazzi da parte, scambiano bene Zammarini e Bocic, poi Rapisarda, scusate, poi Chirico viene respinto in corner sempre da Ghidetti. Ancora il colpo di testa di Mulè, dovrebbe arrivare a fine intorno alla mezz'ora del primo tempo, viene il palo a dire di no a Mulè. Siamo già nel secondo tempo, pochissime azioni,
Qui vediamo l'azione del 2-0, Sgarbi con Gori appena entrato, Gori che ricorderete al centro dei rumor estivi per quanto riguardava il Catania, Gori sostituisce Marconi e pensa alla seconda segnatura. Gol di contropiede classico, qui senza vede, una minima sbavatura. Se mi permette, qui si vede la differenza di passo atletico, perché Curato perde 5 metri su 30 metri di corsa. Sì. È come se su questa azione, Daniele, questa azione che è la tipica azione cercata e voluta da Dabbiani, no? Passaggi orizzontali, Bocic, Castellini, Zammarini, piccola apertura per Sarau in verticale, ma succede che intanto Castellini deve difendere la palla perché con la lentezza in cui viaggia in tre gli saltano addosso e lui a stento riesce a beccarla, e il filtrante per Sarau è di una tale lentezza che lo stesso Sarau si ricorda di essere il mister ciabatta, ciabatta d'oro, perché lui purtroppo i tiri li fa sempre così, è davvero di una lentezza assoluta, per cui niente pericoli per Ghiretti. Questo però è chiaramente lo stile del gioco che ci è stato sempre propinato, no Tino? Mi sembra che è un classico esempio. Sì, sì, e quindi innanzitutto ti rispondo sulla punizione. Sì, sì. E io ero in tribuna e mi è testimone nello russo, mi sono testimone gli altri, ho detto c'è un buco nella barriera, sì. Mi sono messo a gridare, cosa che non faccio mai. C'è un buco nella barriera, se passa la palla è lì dentro. Sì. E purtroppo è passata la palla e è andata lì dentro. Perché c'è un buco fra Zammarini e l'altro difensore. Io l'ho visto benissimo. Ma c'è la deviazione di Zammarini, c'è, giusto? C'è, sì, ma c'era il buco. Se vabbè, tu fai vedere com'era disposta la barriera. Sì, però mi sembra che Beders era piazzato. Mi sembra che ci fosse stato. Ma per me immagini c'è un buco. Sì, sì, d'accordo. Si vede d'accordo subito che c'è un sì, buco. Sì, la mia domanda è tecnicamente quando questo signore. Non serve a nulla, il coccodrillo non serve bravo a nulla. Questo signore che si corica dietro e poi per motivi di cautela volta non il viso. Non serve a nulla. Ecco, esatto. Vedi che c'è il buco nella barriera. Lo vedi? Sì, sì, sì. C'è un buco e io l'ho visto, ho detto se passa la palla di là è dentro, c'è il buco nella barriera. Il coccodrillo avrebbe fatto bene a stare ecco, in piedi. Vedi che continua a esserci buco, a stare avrebbe in piedi. Fatto bene il coccodrillo ad alzarsi. E comunque... Però scusami, Tino, scusami se insisto, ma buco o non buco, se la palla fosse passata da quel buco sarebbe andata nelle braccia di Beders. Esatto. Secondo me era un buco tattico. Infatti, naturalmente la deviazione non è prevista o però prevedibile. Però quel buco fa sì che Zammarini si gira, la palla gli sbatte. Certo. Se invece lui fosse cerca stato di coprirlo, unito cerca all'altro di coprirlo giocatore, certo, la palla sbatteva fra i due giocatori e non sarebbe passata. Lui cerca di coprirlo. Ha ragione Tino a dire questa cosa. Marconi la palla, se non avesse trovato lo spazio, l'avrebbe fatta girare. Sì. L'avrebbe fatta girare alla destra di Peters e non so se fosse riuscito a prenderla sta palla. Certo. Comunque era piazzata male la barriera. Marconi, terzo gol stagionale, uno mica male. un buon prospetto. Certo, no. Un buon prospetto. Ma sicuramente. E per quanto riguarda Sgarbi è velocissimo. Sì. È uno degli attaccanti più veloci di tutta la Serie C. Esatto, una vera ala, diciamo un'ala importante, no? Certo. Infatti, vediamo anche questo secondo gol, regia, vediamo questo secondo gol in contropiede, se ti è possibile, se puoi saltare e poi lasciamo dopo il rigore, sì, eccolo. Guarda Curado che cosa fa. Cioè, arriva dopo 10 minuti, arriva. Curado a centrocampo è in vantaggio sull'attaccante, rivediamo l'azione, e perde un metro ogni passo. Sì, guarda. Sì, era più avanti. Mamma mia. Lì resta piantato, sì, col freno a mano. No, non solo, corre sbattendo il piede a terra, e questo significa che non ce la fa, che nella falcata lo supera tranquillamente. Certo, se pensa poi di arrivare a frenare Gori in scivolata. Si vede chiaramente che lui sbatte il piede a terra come se deve fermarlo. Guarda, rivediamo un attimo, guarda come è pesante nel Curato è al sesto errore stagionale, Curato. Tutti non gravi. È un errore, Tino. È una condizione atletica che non... Ma comunque diciamo che in ogni caso è grave. Andiamo a vedere anche il rigore, regia, così ci togliamo questo dente. E poi vi dico una cosa che abbiamo detto in diretta sul rigore, su quello che fa il portiere.
Sì, prego regia. Che Danilo se lo ricorda. Vediamolo, non so a cosa ti riferisci con esattezza. Ai movimenti che fa il portiere. Eccolo qua, eccolo qua. C'è tutta l'azione, compresa il fallo di Sannipoli. Era stata una bella sventagliata di Zammarini dalla destra. Non si vede cosa fa il portiere, già esce già. Questo prima. È da ripetere, sì. Assolutamente da ripetere. Sì, fa il passo, sì. Perché se il portiere mette il piede fuori dalla linea prima che la palla parte, è da ripetere. Fermo qua, è già da ripetere qua. È da ripetere, assolutamente. Già alzato i tacchetti da tutte e due, sicuramente. Sì, sì. Era quello. Vabbè, si è visto chiaramente. Si è visto netto, è nettamente da ripetere. Quando arriva vicino al pallone, Chirico non guarda più il portiere. Il portiere già si piega sulla sua sinistra. Si piega, guardatelo, guarda. Questo è un errore, un tiro sbagliato. Ma certo, d'altronde, perché il portiere già è piegato sulla sinistra. Il portiere ha capito esattamente dove sarebbe andato il tiro. Ma Chirico batte sempre guardava semplicemente Sky o qualche altra cosa. Perché col portiere dall'altra parte gli tiri di là, quello non ci può arrivare mai. Un altro errore. Qui solo un magico piattone poteva forse salvarci da qualche... un piattone di sinistro, c'era solo uno che lo faceva, no? Io voglio dire soltanto una cosa, tanti ascoltatori ci stanno scrivendo, i giocatori l'hanno fatta apposta, è una cosa un poco grave da dire, perché io non penso che un giocatore in una squadra, una buonista, ma mi sembra una cosa piuttosto cattiva, direttore, mi aiuti lei? Anche perché la società ha già dato un esempio, no? La società ha detto a Rizzo che stava fuori 5 giorni, per motivi disciplinari, no? Quindi è chiaro che chiunque... Quali sono questi motivi disciplinari, Enzo? Come? Quali sono questi motivi disciplinari? Non ce li hanno detti. Non è che noi li sappiamo. Andiamo per intuizione. Cosa possono essere i motivi Baruffa, io lo dico in maniera elegante, Baruffa con Tabiani dopo la sostituzione. Per come è andata poi a finire la gara. Questo penso. Non so altro. E tu ti togli per una cosa del genere che è in tutti i campi del mondo, ieri è successo con l'Inter, con la Roma, certo. con l'Independiente, con il Marte Attack, con tutte le squadre, ti togli di 5 giorni un giocatore che perlomeno ha dato un certo equilibrio nel centrocampo? Hanno voluto continuare la fisionomia data l'anno scorso. Vabbè, appunto, ricordiamoci che lo scorso anno la dirigenza... fece a meno di Vitale e Jefferson in un momento nel quale tutte e due andavano erano in mille. Delle certezze, ma qui no, qui diciamo che la situazione è diversa chiaramente, perché nello scorso campionato insomma non ti potevi permettere scelte lusse, erano degli atti di autolesionismo che si potevano permettere senza avere grossi danni sul piano del risultato e del rendimento. Quest'anno Rizzo, soprattutto nelle ultimissime prestazioni, è dimostrato di essere forse quello più volenteroso e più tenace. Però ecco, c'è l'aspetto della coerenza della società, dall'altro c'è il fatto di aver creato sicuramente un documento alla squadra. Su quello che diceva Sabina, volevo dire una cosa: i giocatori apposta non lo fanno, sarebbe esagerato. Però attenzione, devi distinguere fra giocatori che lottano per la causa, dove c'è un'unione fra tecnico e squadra, questo sì. E giocatori che magari stanno cominciando a non avere più la stessa fiducia nell'allenatore e magari non è che lo fanno apposta, ma non riescono a dare il massimo. È come quando hai raggiunto già un risultato e ti rilassi. Qua non è esattamente la stessa cosa, ma l'effetto è uguale. Ti demotivi perché pensi che non lo raggiungerai più. Non lo raggiungerai. Posso dire una cosa? Che succeda nel calcio è assolutamente scontato e matematico. Non credo in questa situazione, forse anch'io come Sabina sono un poco buonista, però prima che il Catania, ne parlavamo prima fuori onda, e se rivediamo la partita ne avremo conferma. Prima di prendere il secondo gol, il Catania per un quarto d'ora grossomodo ha messo in difficoltà l'Avellino. Era una difficoltà, diciamo, sterile, perché non credo che sia arrivata neanche a un tiro, però sicuramente i calciatori, per quello che potevano, hanno dimostrato di volere correre, di volere riprendere la partita. Il risultato non c'è stato, e poi nel più tradizionale dei contropiedi
hanno preso il gol, no, che le ha messe definitivamente KO. Sì. Daniele, noi abbiamo in corso di fine serata intervistato l'allenatore Pazienza dell'Avellino, il quale ha detto facilmente come poteva contrastare il Catania con un gioco antiscolastico, e se noi abbiamo l'intervista lo facciamo rivedere, lui dice dove era il punto nevralgico del Catania, e noi lo diciamo da ben almeno 10 partite. Dove non le ho fatte 10, non lo so, non me lo ricordo più. No, hai detto 10, bene, 10 su 11, 10 sono 10 partite che diciamo dove sono i punti nevralgici, i critici del Catania. Bene, Pazienza non ha fatto altro che studiare la partita, ha visto dove sono i punti più deboli. Bene, quando riusciva a prendere la palla in questo tiki-taka centrale, andavano in 6-7 all'attacco, quindi mettevano sotto stress la difesa, giusto? Sotto stress. Ovviamente poi la tenuta atletica scadente, perché la vedevamo con gli occhi, no? Se quelli facevano un rilancio già arrivavano in porta, siamo, i nostri dovevano correrci dietro. È uno di questi che fisicamente non ha retto, perché ha fatto una marea di falli, tra l'altro poteva essere espulso da un momento all'altro, e poi Ini. Quei che va a fare dei falli inutili, spintoni, non anticipa l'avversario, ci fa addosso, cioè... Lo può fare una volta, due volte, ma no 5-6 volte. E ha rischiato di essere... Noi abbiamo avuto 5 ammunizioni, ma 5 ammunizioni. Sarau appena entra, vince il record, 0-20 secondi, entra 20 secondi, ammonito. Cioè, che sì, tutti i record a favore sono. Poi, non diciamo il rigore di Chirico, il rigore di Chirico è stato proprio... La perla. A proposito di questo, direttore, Natale Gambino ci scrive: i rigori di solito non li tirano i mancini. Ci scrive Natale Gambino. Ma questo non è vietato dal regolamento, esatto. Mi sembra un'affermazione. Perché Lodi? Ma perché Lodi chi è? Assolutamente. Ma è una battuta ironica. Falso. Assolutamente. Vabbè, ma è una battuta ironica, sicuramente. Esatto. Ma neanche le statistiche e la storia del calcio lo confermano. Rivali sbagliava. Daniele, volevi interloquire con Enzo. A rafforzare il discorso del direttore, e ne parlavamo anche di questo fuori onda, perché sostanzialmente abbiamo cominciato la trasmissione mezz'ora prima in privato. Questo gioco che parte da dietro, parte praticamente dalla curva nord o dalla curva sud, quando Beters deve rimettere la palla in gioco, è una cosa assolutamente folle quando la squadra come ieri, quando la difesa come ieri era decisamente schiacciata nella propria area di rigore. Abbiamo visto un assalto all'arma bianca dopo il primo gol dell'Avellino. Per 20 minuti il Catania non riusciva ad uscire dalla tre quarti, rimessa in gioco di Beters, e dà la palla a uno dei due esterni che era già KO psicologicamente, fisicamente, moralmente, e hanno continuato a subire. Io credo che con un minimo di autonomia un giocatore debba prendersi la responsabilità, anche se poi si prende il rimprovero, lo dico in italiano, dell'allenatore, ma la palla deve buttare a 80 metri per dare la possibilità ai tuoi compagni di difesa di riprendere fiato. E respirare, esatto. Di riprendere, certo, fiato. Certo. Cioè, ha continuato quel gioco dalla linea di fondo, col passaggetto basso, di 5 metri, ha consentito all'Avellino di mettere le tende in area di rigore del Catania. E questo non è, credo, non bisogna essere un giocatore da champion o un allenatore che vincerà la Coppa del Mondo. Soprattutto che col 3-5-2, Daniele, loro avevano già 5-6 persone davanti. Ma al di là di questo, capire anche che in una determinata circostanza, ribadisco, rivediamo la partita, il Catania per 20 minuti non è uscito dalla tre quarti, la rimessa dal fondo la fai dalla curva nord, la mandi alla curva sud solo per fare respirare i compagni. Questo non è avvenuto, ed era la cosa più elementare che doveva fare in determinato. Non è questo che ha determinato la sconfitta, sì, chiaro. Però questo, insieme a tanti altri fattori, dimostra una squadra che purtroppo non c'è neanche nelle situazioni spicciole. A chi è che non piace il bel gioco? A noi piace tanto vedere giocare squadre che portano palla, che girano palla anche da dietro. Tabiani definito mister giochista. Era, sì, definito, ma io ancora giochista. Non l'ho visto questo gioco. Comunque, a prescindere, infatti, da questo, voglio dire, siamo in Serie C, mettiamocela in testa. I giocatori che abbiamo sono giocatori di Serie C, e le squadre che sono avanti, a cominciare dalla Juve Stabia e a continuare dallo stesso Avellino,
tutto su gran bel gioco, io non lo vedo fare. Questi giocano in maniera semplice, pressano, vanno al sodo, pressano, non danno spazio e in qualche modo vincono le partite. Peraltro una cosa importante, andiamo allo spot che la regia ci chiede, l'Avellino era combinata altrettanto male come noi, mancavano i centrocampisti sette in difesa. Titolari. Avevano i centrocampisti mancavano in difesa. Sette titolari, quando esce... il centrocampista infortunato, come si chiama? Benedetti, mi sembra. Sì, Benedetti. Non vorrei sbagliarmi. Entra Palmiero, che è un altro centrocampista, e un centrocampista scende, il mediano scende in difesa. Quindi non è che l'Avellino avesse una situazione florida da poter mettere, era combinato come noi, né più né meno. Però vuol dire che non mancavano le idee, non mancavano le cose da fare. Andiamo con lo spot, tra due minuti rientriamo. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia. E ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa. È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola. Abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. La storia della funivia dell'Etna inizia nel 1953, costruita coraggiosamente sul vulcano attivo più alto d'Europa. È stata distrutta 5 volte dalla sua furia scatenata. La famiglia Russo Morosoli ha visto andare in fumo i sacrifici di una vita. Preservare il territorio è la mission. L'Etna per noi è casa. Eccoci rientrati, calcionati, commenti in casa Rossa Azzurra, Vincenzo Lacorte, Sabina Rossi, con noi in studio Domenico Laporte e Daniele Loporto, come sempre collegati via Skype, il direttore Enzo Stroscio e Tino Lavecchia. Andiamo con la lettura dei risultati, Sabina. Sì, certo. Risultati dell'undicesima giornata: Crotone Messina 3-3, Catania Avellino 0-2, Sorrento Monterosi Tuscia 0-2, Audace Cerignola Casertana 2-4, Juve Stabia Latina 1-0, Picerno Foggia 2-0, Turris Giuliano 0-1, Brindisi Monopoli 1-2, Virtus Francavilla 1-2, scusa. Virtus Francavilla Taranto 1-2, sì. Benevento Potenza è ancora da giocare. Da giocare, esatto. Sì, è da giocare, uh-huh. Sì, assolutamente sì. Parliamo di preparazione, parliamo di organico, ma poi leggiamo un risultato e saltiamo e ci stropicciamo gli occhi, no? Perché sono 3 gare di seguito che la Casertana vince. Vabbè, è normale. Partiti a settembre? Sì, ma la Casertana gioca col 4-3-3, quello vero. Come il Messina, quello vero.
ha fatto fuori casa 12 punti, e frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, e ha fatto 6 partite in casa. E se tu mi consenti 2 minuti, io vado con i numeri che possono sembrare impietosi. Del Catania. Sì, ci andiamo quando veniamo anche alla classifica, Tino. Sì, sì, sì. Vediamo un attimo anche la classifica, così fai un unico discorso. Allora, vediamo un attimo questa classifica. Arriva. Abbiamo un primo piano di nostro amico Tino, la vecchia. Eccola qua. Juve Stabia a 24 punti, cui segue a 22 punti l'Avellino, ancora il Benevento 19, 18 il Latina, 17 punti sono il Picerno, il Taranto Casertana, Crotone, Foggia 16, 15 Audace Cerignola, 14 Potenza, 13 Turris, 12 punti Catania Giuliano, mentre a 11 punti il Messina, il Monopoli, Virtus Francavilla e Brindisi, 8 Brindisi punti Sorrento. Brindisi 10. Brindisi 10, 8 punti Sorrento, 6 punti Monterosi Tuscia. Monteroso Tuscia. C'è un asterisco sbagliato, sì. Quello di deve Brindisi. Recuperare il Taranto, non la Casertana. Perfetto, grazie, lo giriamo alla regia, che così la prossima volta c'è Taranto Messina sistemerà per Benino, grazie della segnalazione. Tino, mettiamolo qua questo discorso statistico, completiamolo con la classifica. E beh, lo completiamo con la classifica, e fermo restando che Tebbiani è un bravissimo ragazzo, è una persona onesta, in questo momento per i risultati conseguiti è il peggiore allenatore che si sia mai seduto sulla panchina del Catania in Serie C. Meno 10 dopo 10 partite non li aveva ottenuti nessun allenatore. Ti dirò di più, con il Fiorenzuola, 2 campionati fa, su 19 partite in casa, 9 perse. L'anno scorso su 19, 10 perse. Ovvero su 38 partite in casa, la metà perse, 19. Col Catania su 6 partite in casa, 3 perse. Quindi è in media. Fiorenzuola l'anno scorso è 57esima squadra di tutta la Serie C per tiri in porta, terz'ultima per reti. Il Catania è la penultima squadra per gol. Media punti del Catania 1,20 con 6 partite in casa. Nessun allenatore ha mai fatto peggio. A tempo, e glielo auguro di cuore, perché è un bravo ragazzo, perché non si dimetterà mai, visto che ha famiglia, ha 2 figlie, ed è da comprenderlo, non può rinunciare allo stipendio, nella maniera più assoluta. Io auguro di cuore che Catania possa vincere a Brindisi, e ce la può fare, ma credetemi, il Catania, il ritardo accumulato su Benevento e Avellino, non lo riprenderà mai più, soprattutto con questo gioco espresso. Vincendo a Brindisi non so se si può avere la svolta. Io spero di sì, ma poi c'è Potenza fuori, Audace Cerignola fuori. Che il Catania possa finire con questo gioco nei primi 4 posti mi sembra utopia. Che finisca nei playoff mi sembra scontato, visto che a mio modo di dire la rosa del Catania è la più forte in assoluto di tutta la Serie C. Ma io dico al nostro mister, ma quando un calcio d'angolo battuto con un nostro uomo sul palo, quando? In Inghilterra segnano il 20% di reti così. Un calcio d'angolo battuto mai con il nostro uomo sul palo. Il Catania non ha mai segnato su risvolti da calcio d'angolo. E comunque c'è tempo, è utopia che la squadra giochi contro Tebbiani, perché il primo tempo del Catania di ieri è stato più che discreto. Avrebbe meritato ampiamente il pari il Catania ieri. Poi nella ripresa, Pazienza, che è l'allenatore che avrei voluto per Catania, quando dicevi i tifosi devono avere Pazienza ha capito che doveva affondare il Catania, ha fatto entrare il gol e quindi hanno raddoppiato. E la situazione è quella che è, ma la situazione è rimediabile. Basterebbe vincere a Brindisi, poi c'è Potenza fuori e Cerignola fuori. Non so se Catania possa fare altre 2 vittorie. E aveva a disposizione 12 punti per risalire, adesso ne può fare massimo 10. Il Catania nei playoff ci arriverà anche con Tebbiani, però non so se la situazione come si andrà ad evolvere. Speriamo che vinca Brindisi,
perché anche un pareggio a Brindisi e Dabiani resterà, e giustamente resterà, anche io l'avrei confermato, con tre gare ravvicinate. Poi c'è la partita di Potenza, il Potenza in casa è una bruttissima bestia per tutte, e ve ne accorgerete, ha un rollino in casa difficile, idem Cerignola, quindi vediamo come finirà. In tre partite il destino di Dabiani e il destino del Catania. Bene, come direttore, dice? Cosa volevi aggiungere? Sì, Tino, già dalla notte di ieri sera i rumors importanti come La Repubblica e qualche altra testata giornalistica di Palermo già davano la presenza scontata di Silvio Baldini a Catania. Sì, qualcuno ha visto un allenatore prendere la granita, ma non diciamo sciocchezze, i rumors devono fare i rumors e basta. Ascoltami, Tino, ho parlato di testata giornalistica La Repubblica, che non è un rumors. Vabbè, giusto, La Repubblica lo dà per assodato, giusto? Va bene. È stata rimbalzata la notizia a Palermo che l'hanno confermata. Queste sono le notizie, giusto? Poi per della intanto, presenza di Ferrara a e poi col Brindisi ci sarà Tabiani in panchina. Io stavo parlando. Sì, scusa. E della presenza di Maran o del sostituto di Maran nel campo della Sampdoria è un altro dato di fatto. Quindi movimenti ce ne sono. Movimenti ce ne sono. Domani sapremo se questi movimenti sono giustificati o meno. Perché domani qualcosa devono dirla, anche se è in ritardo, qualcosa domani devono dirla. Vabbè, poi l'altra notizia è che la Virtus la Basket di Varese aspetta il Pellegra o qualcuno per lui per dare la prima tranche dell'accordo fatto biennale con il Basket di Varese. E credo che sia un buon anticipo, perché pare alla cifra di 1 milione di euro. Quindi Pellegra è in Italia, Pellegra è venuto in soccorso del Catania, cosa farà, cosa non farà, insomma sono tutte cose che entro domani, perché domani c'è la scadenza, domani 31 c'è la scadenza di questo accordo, perché se non fa l'accordo perde il 45% credo della società di basket del Varese. Quindi ci sono un sacco di situazioni. Però se non c'è la comunicazione chiara, tutto quello diventa illazione, pensiero, ho visto la granita, quello sull'aereo, visto dagli arbitri, insomma, poi tutto è vero e tutto è il contrario di quello che esiste, perché manca la comunicazione principale. Poi sul campo noi parliamo delle partite, parliamo delle cose, ed è evidentissimo l'errore in barriera, è una barriera proprio come... Quando c'è un tiro centrale si mettono 6 uomini in barriera, 6-7 uomini in barriera, no, se ne mettono 4 e uno largo, creando un buco che chiaramente, insomma, chi è che non avrebbe tirato in quel buco lì? Li abbiamo visto tutti dalla tribuna. Quindi per tutti gli altri errori, la corsa, mentre loro facevano la falcata, questo lo dico da un punto di vista medico, la falcata, tu guadagni un metro alla falcata, loro correvano invece a piccoli passi sbattendo i piedi a terra, quindi perdevi, guarda qua, cioè pazzesco, pazzesco. Un buco, quando il buco della rete dei pescatori di Omina. A proposito, sì. Direttore, è arrivato un messaggio dal suo amico Motopesca 10 Trezza. L'hai chiamato tu allora? L'ha chiamato lui. La differenza tra Catania e Avellino è che l'Avellino ha Perinetti e noi il nulla. Motopesca. A prossimo Motopesca. Domenico voleva aggiungere qualcosa al tuo io discorso. Domani è questa conferenza stampa. Certo, non mi aspetto che parlano di un nuovo allenatore, quindi ma secondo me no. Secondo me domani rafforzeranno la conferma di Tabiani. La scelta che hanno fatto. Anche certo. Se dovesse aver scelto altro, non possono dire mentre Tabiani è in panchina dire no, si fa l'ultima partita e se ne va. Non siamo ai salesiani. Ora così. Quello che voglio dire, questo non lo faranno sicuramente. Quindi domani non ci aspettiamo questo sicuramente. Secondo me invece una cosa importantissima che la società deve fare è quella di
smentire queste voci che si vogliono smarcare, che non hanno voglia di continuare, che non vogliono fare degli investimenti. Bravo, dare delle informazioni anche sul progetto. Quando parliamo di progetto non parliamo solo di campo, parliamo del centro sportivo, parliamo perché è sfumato questo perché ci sono obiettivamente da qualche notizia che si sente, stiamo parlando sempre dei famosi rumors, ci sono delle difficoltà a trovare dei terreni adatti per fare un nuovo centro sportivo. O magari in questo adatto c'è una funzione, una variabile prezzo? Anche, un probabilmente equo prezzo, un equo prezzo. E chi ce li ha magari, siccome fiuta l'affare, batterei molto su questo tasto. Esatto. Sì, una proposta però devono che spiegare. Dirti, Mimmo, sì. Un'altra cosa che volevo dirti, normalmente il patron di una squadra importante come il Catania, se vede la squadra in sofferenza o magari non ci riesce, la prima cosa che fa è scendere negli spogliatoi a fine partita e li va ad abbracciare a uno a uno i giocatori. Bene, credo che Pellegrini non si sia fatto vedere, me lo può confermare qualcuno che era allo stadio, no? Sì. Se il nostro regista che c'era era allo stadio, aveva visto Pellegrini negli spogliatoi. Scusa Enzo, ieri ti ha risposto l'allenatore Tabbiani, no? Tu hai detto ha visto qualcuno della società e lui ti ha detto dopo la partita non ho visto nessuno, come sì, sempre. Ma questo come vuol sempre. Dire Tabbiani che era in preda al panico mentale. Sì, vabbè, non ti dice una bugia. Se non l'ha visto, non li ha visti. È vero, sì. Cioè, ma io sto confermando se per caso era lì nella zona degli spogliatoi. No, non è zona che batte lui. No, non batte mai lui completamente. No, penso proprio di no. E non c'era, quindi questo è un segno tangibile di uno scollamento che c'è stato tra la società, i giocatori e l'allenatore. Ieri sera dice che c'è stato un vertice tra Grella, Laneri, Carra e Pellegrini. Non si sa se Pellegrini è partito per Varese o stamattina, perché doveva andare lì. Domani quindi, ne sapremo di più. Domani sapremo un po' di cose. Chiaramente. Io non mi preoccuperei di questo fatto che non vanno nelle spogliatoie. Questo è uno stile di questa società, perché infatti, ci sono le società che ci sono, il presidente in campo, infatti, quello che anglosassone, questo è un modello diverso. Non loro stanno in tribuna, stanno... Questo affratellamento continuativo negli spogliatoi. Quindi non mi preoccupo di questo. Poi è arrivato anche il messaggio messaggio di Mario Villaggio: Tabbiani resta, si fa il campionato di Serie D con noi. No, Mario, smettiamo. Non penso proprio. Andiamo all'ultima grafica, eccoci qua, il turno che ovviamente è domenica, eccetto il fatto nostro che recuperiamo mercoledì. Il secondo turno mercoledì. Monterosi, Tuscia, Picerno, Avellino, Virtus, Francavilla, Latina, Crotone, Foggia, Sorrento, Potenza, Catania, Messina, Benevento, Giuliano, Brindisi, Taranto, Juve, Stabia, Casertana, Turris, Monopoli, Audace, Cerignola. Perfetto, chiaramente Potenza, Catania, ricordatemi con orario, aiutatemi con orario e quant'altro. Alle 14, quindi... Quindi Stadio Studio Live fa di nuovo un pranzo qui in studio praticamente. Invece a Brindisi giochiamo alle? A Brindisi, il recupero di Brindisi alle 16? Alle 16, perfetto. Va bene, e allora vediamo cos'altro, qualche messaggio ancora dei nostri amici, se Tony Garbati, Alfredo Caldarella ci scrive, Alfredo Caldarella è bravissimo. Purtroppo hanno scommesso su Tabbiani, allenatore troppo signore, gentile ed educato, in C ci vuole un allenatore ed ho perso la cosa, il segno. Un allenatore troppo signore, ci vuole un allenatore che li faccia stare con due scarpini in un piede. Abbiamo inteso perfettamente. Va bene, è carinissimo. Alfio Di Stefano, magari i soldi mi offrono in lingua portoghese. Il magnate australiano è molto furbo, non vuole spendere un euro sul Catania. Mario Villaggio, non penso. Già esatto. Ma come fai a dire che non ha speso esatto, un euro? Ma esatto, ma esatto. Vabbè, io leggo pur parlè. Dico una stupidaggine, giusto? Tutti i giocatori in non catanesi, non locali, vivono in appartamenti anche in Via Etnea, cioè non è che ci sono, non è che stiamo parlando. Ma certo, voglio ma dire, chiaro, c'è un budget è fatto di 100.000 voci di spese. Da quest'anno le ragazze vivono anch'esse in Via Etnea, ad esempio parlando di calcio femminile, e hanno personale che pensa a loro per cucinare, per la stiratoria, per le cose. Voglio dire, ci sono
ci sono tante voci di budget che vengono impegnate. Ora noi non conosciamo l'esatto ammontare, ma come ci diceva prima il nostro amico, è chiaro che di soldi si parla, no? Di soldi importanti. La Serie C, tu hai detto, addirittura ci sono almeno 5 milioni di spese. Sto parlando almeno, per la base, di base. Parlando di comprare giocatori di base. Certo, poi è pur vero che ci sono stati. Io ho sentito una battuta quando abbiamo perso con il Notaresco, si chiamava la squadra Notaresco, di Notaresco, Santo Stefano Notaresco. Notaresco. Ho sentito, non faccio nomi, un dirigente del Catania dire: meno male che abbiamo perso una trasferta in meno da affrontare, perché costavano. E questo è il discorso. Attenzione, c'è un messaggio di servizio: la partita di mercoledì inizia alle 16:15. Noi iniziamo 15. Con Stadio Studio alle 15:45. Benissimo, grazie Filia, che è sempre attenta a riprenderci quando diamo qualche notizia, diciamo un po' di farci riprendere dall'errore. C'è anche il pensiero di Torre del Grifo, perché a sto punto ci penseranno loro. Se la prendo la vediamo, certo, anche questo. Dimmi, Sabina. No. E allora, volevo invitarvi a una riflessione un attimino, intorno al a circa 20 minuti dalla fine, in campo c'erano contestualmente Beter, Sicarella, Lorenzini, Castellini, Rapisarda, De Luca, Sarau. C'erano 7 undicesimi della squadra dell'anno scorso. Cosa vi induce a pensare a prima botta così? Che quella Daniele. Squadra che non so cosa stai pensando, ma secondo me i 7 undicesimi andavano messi all'inizio e probabilmente andavano messi già da qualche giornata, perché se volevi puntare sullo zoccolo duro dell'organico e sui giocatori che lo scorso anno, se non ricordo male, hanno fatto più che bene. Sì, ha un po' sorpreso, e dico sorpreso, vedere Lorenzini e Castellini ad esempio in panchina, quando avrebbero potuto essere schierati quantomeno uno fin dall'inizio, almeno uno. Ecco, forse in un momento di difficoltà probabilmente sarebbe stato, senza voler stravolgere il mondo, però probabilmente sarebbe stato più saggio, più opportuno, più prudente puntare sullo zoccolo duro della scorsa stagione, quantomeno fra i giocatori che hanno maggiore affiatamento sia personale sia tattico, e avrebbero potuto, come dire, trovarsi sul campo in modo più facile, anche se chiaramente l'organico e le partite dello scorso anno ben poco hanno a che vedere con la Serie C. Però abbiamo citato giocatori che hanno fatto benissimo in Serie C, che lo scorso anno erano in Serie D solo per una serie di coincidenze sfortunate per loro. Però a me questo mi fa pensare invece un'altra cosa, anche quello che ha detto al mercato. No, mi fa pensare al primo anno che arrivò Pulvirenti. Sì. Noi iniziamo l'annata con i nomi roboanti, Valem, Ferrante, Fresi, tutti via a gennaio. A gennaio tutti, si rivoluzionò. Sì, venne Sonetti. Abbiamo giocato con i vari, con giovani, c'era Iannelli, c'era il primo Russo, eccetera, eccetera, il Catania. Fece la sua bella figura nella seconda parte del campionato, per poi passare a fare la squadra per andare in Serie A l'anno dopo. Posso aggiungere un particolare? Ma secondo me finirà così di sto passo. Sì. Posso aggiungere un particolare? Quei nomi altisonanti che tu hai citato misero in discussione fin da subito la leadership del tecnico Costantini. Sì. Credo che non ci sia questa circostanza in questo campionato, però sicuramente i risultati non sono all'altezza delle aspettative. Alfredo Caldarella, tranquillizzatevi tutti, domani ci sarà la conferenza stampa. Tranquillizziamoci, ci dice. È umoristico, scusami. Allora, è ancora Mario Villaggio. Finirà pasticcina e caffè nella conferenza stampa di domani? No, penso di no. Non mi pare questo tipo. Ricordiamoci, sembra il mondo anglosassone, quindi tutto diverso da questo punto di vista. Non c'è tutto questo calore. Andiamo con l'altro spot e poi tra 2 minuti siamo di nuovo in studio. Globus Network Italia, la nuova applicazione che offre gratuitamente web TV, radio e radio television. Globus Radio Station, tutta la musica che vuoi.
ST Europe Channel, Radio Television. Globus Network Italia ti permette anche di guardare gratuitamente Globus Television sul tuo smartphone. Globus Network Italia, il network gratuito sul tuo smartphone. Disponibile sia per Apple che per Android. La storia della funivia dell'Etna inizia nel 1953, costruita coraggiosamente sul vulcano attivo più alto d'Europa. È stata distrutta 5 volte dalla sua furia scatenata. La famiglia Russo Morosoli ha visto andare in fumo i sacrifici di una vita. Preservare il territorio è la mission. L'Etna per noi è casa. Oggi sono qui per presentarvi il nuovissimo Cyber TV Box. Cyber Italy, Cyber Regional, Cyber World, Cyber Movies, Cyber TV. Con un click vediamo la preview di Canale 5. Con un altro click entriamo nel canale. Andiamo su Cyber TV Regional. Andiamo a vedere la Sicilia, per esempio. La grande novità, la guida TV. Con l'orario della messa in onda italiana, Cyber TV Box, le migliori TV italiane e mondiali a portata di click. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Allora, questo messaggio che ci arriva dalla regia, ma lo scrive Mario Tringale: il prefetto della provincia di Brindisi ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia di Catania, ma come finiu? E ti pareva. Chiaramente, questo Enzo, questo sport del calcio che vive di non partite viste dagli spalti, si perpetua. Sappiamo ormai che il gioco è questo. Il non calcio, esatto, esattamente. E Daniele, prima tu parlavi. Ricordiamoci, Enzo, che a Monterosi. Sì, ecco, proprio di Monterosi. C'erano quasi 200 siciliani catanesi. E 10 tifosi. E un centinaio di tifosi della squadra, diciamo, di casa, diciamo. Infatti. Quindi, se la Lega non vede queste cose, non puoi paragonare 7.000 persone in uno stadio contro 350 persone in un altro. Infatti. Daniele, proprio a proposito di Monterosi, tu volevi chiedere qualcosa a Tino? Volevo una consulenza da parte di Tino La Vecchia, visto che il Monterosi ha vinto ieri addirittura in trasferta. Forse il pareggio ottenuto col Catania ha scaldato l'ambiente, ha dato autostima a loro, o no? O è un caso? Sicuramente sì, Daniele, ha vinto fuori casa col Monopoli, e col Monopoli mi sembra, il Monopoli ha vinto a Brindisi, ha vinto col Sorrento, ma era un confronto di bassa classifica comunque, e il Monterosi non è una squadra bruttissima, attraversava un brutto periodo, però rimane sempre una squadra di bassa classifica. Io ho visto gli highlights, certamente hanno preso vitalità con il pari contro il Catania, però il Catania a Teramo, perché si è giocato a Teramo, al di là di tutto ha giocato male col Monterosi, male davvero, come ha riconosciuto lo stesso Tappiani, assolutamente. E quindi non è quello. Mi auguro, il Catania tecnicamente ha un tasso superiore al Brindisi,
mi auguro che possa vincere a Brindisi, e poi sai, anche con i due pareggi potrebbe restare Tappiani, pareggio col Potenza e pareggio con l'Audace Cerignola, e pilotare la squadra nei playoff, ma non nelle primissime posizioni. Certo, se il Catania non dovesse fare il risultato a Brindisi o non dovesse vincere a Brindisi, credo che la sorte del tecnico arrivata a quel punto inevitabilmente sarebbe segnata. Ma poi Domenico, volevo chiederti questo attacco asfittico del Catania, no? Che praticamente è basato solo su due persone, di cui una purtroppo irrimediabilmente fuori, ancora non sappiamo per quanto tempo, no? Per quanto molti si lamentano dicendo che era uno a fine carriera e ai margini della pensione, voglio dire, mi sembra che Di Carmine, quando è nelle giornate sì, ha dato dimostrazione del suo valore, no? Di Carmine non spremuto sarebbe un gran bel giocatore per, certo, il Catania. Certo. Purtroppo quelle partite di seguito hanno fatto sì che arrivasse l'infortunio, sempre accoppiato secondo me con una scarsa preparazione, perché, certo, troppi infortuni muscolari, troppo. Domenico, viene Di Carmine da 3 anni di infortunio. Sì, sì, lo capisco. Ed però era l'unica perplessità che avevo sul calciatore. Tecnicamente non si discute. Non si discute, bravo. Però voglio dire, non si discute. Se lo impieghi a spezzoni, allora può andare, ma dargli il peso dell'attacco, perché ce l'ha lui il peso dell'attacco del Catania. Diciamo, ma non è quello. Non si è, va possibile. In rete se ci sono gli schemi adatti. Quello è un altro discorso. Stiamo parlando intanto della possibilità di utilizzarlo. Poi, certo, per quanto, certo, riguarda gli schemi, è un disastro, perché segniamo solo con le stesse persone. L'anno scorso si criticava tanto il gioco di Ferraro, ma l'anno scorso segnavano dove tutti, giocavano i centrocampisti tutti e i difensori. I centrocampisti entravano in area, quest'anno non entrano. L'anno scorso io vedevo le sovrapposizioni sulle fasce continue, certo, sia a destra, dove ci divertivamo con Rapisarda e Sarno quando c'era Sarno, o Chiarella, dall'altro lato si facevano pure, Castellini non è un incursore, ma lo faceva pure anche lo stesso Boccia. Lorenzini no, però dico anche lo stesso Boccia, per dire, è lo stesso Boccia. Nel finale aveva preso, esatto, molta stima. Vitale e Palermo hanno fatto un sacco di gol. Quest'anno si punta soltanto sugli attaccanti che devono segnare. Un gioco quasi statico, è strano, perché si era parlato di un Tabbiani che faceva un gioco frizzante. Domenico, ma non è strano, non è strano. No, è strano rispetto a quello che si era detto all'inizio. Faccia vedere le 76 gare del Fiorenzuola, eccetto Fiorenzuola-Reggiano. Ah sì, effettivamente, andando indietro, sì, certo. Non è strano. Beh, però ci sono due profili. Però che erano indicati. Perché la società allora ha voluto prendere un allenatore che facesse bel gioco, mentre era un altro che non lo faceva? E questo è succedendo il contrario. E beh, vero che la Serie D è la Serie D. Ha visto al di là delle cifre cose che noi non abbiamo visto, che io non ho visto. Ha visto al di là delle cifre e l'ha confermato al di là delle cifre attuali. Speriamo qualcuno avrà visto giocare. Qualcuno avrà visto giocare le squadre di Tabbiani per prendere Tabbiani. Eppure fra i centrocampisti c'erano due figure che erano importanti da questo punto di vista. Uno era Deli, sì, e un altro è Zanellato, che ha fatto in tempo a farsi vedere, per cui anche lui è scomparso dagli schermi. Avevamo appena detto, questo ragazzo è interessante, questo ragazzo andrà in gol, che alla seconda partita è scomparso dagli schemi. Ed era l'unico che veramente tirava dal centrocampo. Questo a proposito delle spese, no, della società. È assurdo che non abbia segnato uno come Rocca momentaneamente. Che ieri ha fatto una buona partita. Rocca è stato uno degli unici a salvarsi. Rocca ha un tiro da fuori aria abbastanza forte. Ed è strano che non tiri Rocca. Sì. Rocca ha sempre segnato 4-5 reti a campionato. E credo che forse arriveranno da mercoledì in poi. Speriamo. Il Catania ha tutte le carte in regola per vincere a Brindisi. Me lo auguro per Tabbiani. In questo momento le cifre sono queste. Sì, è il peggiore allenatore che il Catania abbia mai avuto in Serie C. Speriamo che cambi le cifre. Dimmi, Enzo. Fabiano lo riconosce, se vediamo le interviste, vediamo. Sì. Ora iniziamo con le interviste. Capiamo, sì, tante cose. Iniziamo, regia, andiamo avanti con le interviste, cominciamo proprio col mister Tabbiani. Intanto lo ringraziamo, perché è un momento difficile. Tabbiani, a fine di una partita come questa, le chiedo subito l'analisi di questi 95 minuti. Avete beccato il gol a 9 minuti.
avete cercato la reazione, avete sfiorato il gol, avete mancato, diciamolo francamente, quello è un rigore che poteva dare la svolta a questa partita, avete anche creato alcune occasioni buone, poi il calcio è così, se sbagli i gol la squadra avversaria magari ti punisce e nella reazione finale forse c'è stata un po' di confusione, bisognava avere forse i nervi un po' più freddi per cercare di rimediare. Ma l'analisi è più o meno come ha detto lei, nel senso che abbiamo fatto una partita che dovevamo fare perché i ragazzi hanno creato in primo tempo tante situazioni per poter pareggiare la partita, al di là del rigore che poi è un episodio, chi lo batte lo può sbagliare, se no non succede, se non lo batte nessuno, ma prima abbiamo avuto già delle situazioni che ci avrebbero potuto portare al pareggio, che sarebbe stata anche meritata in quel momento. Nel secondo tempo poi è chiaro che subentra sempre quell'ansia, ti apre un po' di più, abbiamo preso un gol che un po' ha spaccato la partita, ma oggi sotto l'aspetto della prestazione, dell'atteggiamento dei ragazzi ho poco da recriminare, abbiamo trovato una squadra che è in ottima condizione, che oggi ha dimostrato di essere davanti a noi, però sono altre magari le partite dove qualcosina abbiamo concesso, oggi sinceramente ho poco da recriminare ai ragazzi. Però è anche vero che qualcosa lì nell'asse centrale non ha funzionato a dovere, soprattutto nel primo tempo, no? Poca profondità, si è cercato magari il cambio di gioco, non sono state innescate a dovere probabilmente le punte, poi nella ripresa qualcosa è cambiato. Ma sinceramente nel primo tempo abbiamo trovato tante situazioni con i nostri giocatori davanti, poi dipende cosa si intende per profondità, se è dal difensore alla punta che corre, quella è una profondità che magari non andiamo a ricercare, cerchiamo di arrivarci per poter mettere in condizione i nostri giocatori offensivi di fare degli uno contro uno importanti. Nel primo tempo abbiamo avuto tante situazioni dove la palla è arrivata in aria e tra... Ora, senza nominare, se abbiamo avuto delle occasioni dove potevamo sicuramente trovare il gol, il gol non è arrivato ed è normale che poi nel secondo tempo siamo andati un po' più in difficoltà a trovare determinate linee di passaggio perché alcuni giocatori erano anche un po' stanchi perché Rocca è appena rientrato, la Pisarda sta entrando in condizione, abbiamo un po' di situazioni da dover ricondizionare atleticamente. Vabbè, il mister chiaramente dà la sua versione, da un canto riconosce che qualcosa non va, da un altro parla come se fosse poi successo qualcosa che si poteva correggere da un momento all'altro con pochi espedienti, no? In realtà abbiamo sofferto parecchio nella seconda parte, sino ad arrivare a quel 2-0 che ci ha definitivamente tarpato le ali. Non so, Enzo, tu volevi aggiungere qualche altra cosa dopo l'intervista? Sì, magari velocemente, chiesto, così andiamo al ritmo continuativo. Sì, gli ha chiesto velocemente la posizione di Queini, che doveva essere il centrale che doveva dare una mano in più alla difesa, no? Mancando Rizzo, perché abbiamo visto che Radinetti era per i fatti suoi. Sì. E già nel gol che fece il pareggio del Monterosi lasciò, sì, quel, sì, ragazzino solo proprio a, sì, tirare in porta. E lui era là che guardava l'area, quindi una persona che guarda l'area si rende, sì, conto che c'è uno che sta arrivando, no? Certo. Il rimpallo poi, il rimpallo in aria è normale, sono le famose palle sporche, sono normalissime, però che lui non andava a contrastare il giocatore che poi ha tirato, Radinetti anche ieri è stato uno dei peggiori in campo, sì, non correva, non faceva interdizione, non prendeva le seconde palle, tanti errori, tante sbagli, e gli chiedevo di Queini. E ha detto, ma Queini che va a fare un fallo al centrocampo, ah, ma lui non giocava al centrocampo, ma anche lui è andato in bambola, l'allenatore è andato in bambola. Ecco, questa è la nostra sensazione. Se noi sentiamo l'allenatore dell'Avellino, ti dice, come ho detto all'inizio, sì, come che ha vinto la partita. Sì, 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 assolutamente sì. A proposito di Radinetti, prima di andare all'altra intervista, grazie ancora a Filastroscio, è arrivato il comunicato del giudice sportivo e Radinetti entra da oggi in diffida perché è arrivato alla quarta sanzione, quindi prossima sanzione sarà espulso, sarà fuori dai giochi per almeno un turno. A tre Sarao e Rocca, mi sembra, Michele Rocca, Manuel, perfetto, Sarao, entrambi, perfetto, alla terza a quota 3. Milos Bocci, Marco Scurado ed Alessandro Quaini.
tutti alla seconda sanzione. Quindi Quaini, Bocic e Curato. Inoltre c'è un'ammenda di 1.500 euro inflitta al Catania per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica. Diciamo fumogeni. Ma consistiti nell'aver lanciato tra il 78esimo e il 92esimo della gara 4 fumogeni. Perfetto. Nel recinto di gioco e 2 fumogeni sul terreno di gioco, il secondo dei quali nell'area di rigore occupata dal portiere della Betters. Loro squadra. Sì, sì, è vero. Lo stesso Betters si è occupato, anziché fare il 118, anziché fare il 115 e aspettare i vigili del fuoco, si è dato da fare per una giornata. Il nostro amico Klav si è dato da fare per toglierlo lui stesso. Qualificati per una giornata due nostri ex prossimi avversari, mercoledì l'allenatore Ciro Danucci ed il terzino Alessandro Albertini. Bene, una notizia tutti, Tino, tutte Albertini ex. Espulso. Tutte e due ex. Danucci e Albertini. Lo aspettavamo chiaramente. Andiamo con la prossima intervista. Allora, siamo in un periodo negativo, ci dispiace molto perché comunque noi stiamo dando tutto e non c'è niente da dire, credo. Mi dispiace per la gente, per la squadra, perché comunque, come ho già detto, stiamo dando tutto veramente, forse manca qualcosa in più, non so che dire veramente. Allora, posso dirti che sono errori tecnici che durante le partite possono capitare, noi dobbiamo essere più forti mentalmente ad andare avanti e basta. Segna diciamo il momento più critico evidentemente di questa stagione. Ma sicuramente ci aspettavamo una reazione così dei nostri tifosi, perché penso che sia normale, ma al di là della prestazione di oggi in generale, del momento che stiamo vivendo, del momento storico che stiamo passando, non è delle migliori, quindi al di là di tutto ci sta la loro reazione, quindi è così, è giusto, fa parte del gioco, è il rovescio della medaglia. Quando le cose vanno bene c'hai 15.000 persone che ti applaudono, quando vanno male è giusto che ti pigli fischi. Per quanto riguarda la partita, sì, è vero, possiamo dire quello che vogliamo. Tanto a prescindere, qualsiasi cosa dirò non andrà bene, anche perché il risultato è stato sempre quello, quindi posso sapere in cuor mio che abbiamo dato il massimo. Le partite sono fatte di episodi, anche oggi gli episodi sono stati a sfavore, abbiamo fatto sicuramente una partita discreta, loro una buonissima squadra, venivano da 5 vittorie consecutive, quindi complimenti a loro e sicuramente noi dobbiamo fare qualcosina in più per uscire da questa situazione. No, ma sapete forse anche meglio di me come vanno le partite, ecco. È da tanti anni che fate questo mestiere, quindi sì, è vero, possiamo dire tantissime cose, magari ci stiamo trascinando un po' questo periodo negativo e sembra che vada sempre tutto storto. Ma quello è normale, non è che, cioè, se perdi qualcosa non è andato assolutamente bene, è inutile che, cioè, si sa, fa parte del gioco, è da una vita che fate questo mestiere e quando si perde è normale che qualcosa non abbia funzionato. E il nostro problema è che questo periodo sta andando avanti da un po' più di tempo e sicuramente dobbiamo fare qualcosa per uscirne prima possibile. Suppongo che nelle ultime risposte c'era lo zambino del direttore che da studio stuzzicava il suo amico prediletto. Scherziamo, naturalmente. Ravisarda è cosa del direttore e la lasciamo commentare a lui. Sicuramente, perché è l'unico che aveva un po' il morale un po' più alto. Sì, sì, vero, vero. Io lo riconosciamo. Non riuscivo a dire niente, perché cosa poteva dire? Il ragazzino. È un ragazzino. Sì, sì. E loro si rendono conto. Poi ragazzino, 2000, sembra 23 anni. Non sembra neanche straniero quando parla. No, parla bene perché ha vissuto, ha giocato molto in Italia, sì. Scusami Enzo, ti abbiamo interrotto. Dicevi alla fine su Ravisarda. Dicevo che la Pisarda è una persona che chiaramente ha la testa a posto e i piedi a terra, sì. Ha capito tutto, sì. Quello che è successo. Sì, Bocic sì. Non aveva neanche la forza di interagire. Commentare. Sì, sì, sì. Posso commentare una partita che aveva solo un lato. Se sentiamo un attimo pazienza, ce ne rendiamo conto. Certo, ora diamo anche a pazienza. Bocic comunque dopo Rocca mi sembra che sia stato fra sicuramente il migliore.
dopo Rocco. Assieme a Castellini, bravo. Castellini che ha avuto l'incarico di fare tutto quando è entrato, battere punizioni, andare al fondo dell'area. Cioè, praticamente Castellini, mi auguro che questa sia una prova generale e che dalla prossima col Brindisi abbia un posto da titolare, no? Probabilmente in questo momento può dire qualcosa di più il ragazzo. Ma io dico una cosa, è bene la società che applica la linea della severità, ma in questo frangente a Rizzo avrebbero potuto dare una multa, anziché fermarlo per 5 giorni. Giusto, discorso coerente, giusto, sicuramente. Andiamo anche con il mister Pazienza. Questo succede un po' a tutti, il nostro obiettivo deve essere quello di prolungare il più possibile questa striscia positiva di risultati e continuare a lavorare così come stiamo facendo. Ci può analizzare questa sfida, 96 minuti comunque combattuti, voi avete avuto anche l'abilità probabilmente di aggredire subito il Catania, di trovare il gol e da quel momento... Diciamo che per l'Avellino la partita è stata messa un po' in discesa perché non avete avuto, come dire, la necessità di andare troppo oltre, ma magari difendere con quella linea 5 il risultato. Magari avete rischiato sul rigore, quello sì, si poteva riaprire lì la partita. Sì, ora al di là della situazione del gol trovato su un calcio di punizione, c'erano altre due o tre di situazioni su una cosa preparata in settimana dove loro comunque provavano a giocare cercando linee di passaggio all'interno del campo e noi siamo riusciti in due o tre circostanze a pizzicare la palla giusta e con meno frenesia avremmo potuto sicuramente impensierire di più la difesa del Catania. Poi siamo stati fortunati e bravi nella circostanza del gol fatto e la squadra comunque sapeva che avremmo sofferto, sapevamo che in questa stessa partita si sarebbero create più partite, però dovevamo essere bravi a mantenere, a reggere, sapevamo che dovevamo comunque essere bravi a difenderci in alcune situazioni e i ragazzi l'hanno fatto in maniera egregia. È chiaro che nel momento in cui riesci anche a trovare un rigore con una grandissima parata, secondo me, perché non l'ha calciato male Chirico, secondo me è stata una grandissima parata di Ghidotti e poi i ragazzi hanno gestito abbastanza bene la gara andando poi nel doppio vantaggio con un contropiede dove si sono messe in evidenza le caratteristiche dei nostri attaccanti. Cosa temeva di questa sfida, giocato al cospetto di 18.000 persone e al cospetto di una squadra che aveva necessità comunque di fare risultato per risolvere una situazione? Casa nelle Muramica davanti ai propri tifosi e sapevamo che se avessero trovato l'episodio giusto, l'episodio favorevole, per noi sarebbe stata davvero complicata, il motivo per cui abbiamo anche deciso di alzare il nostro baricentro e di andare in pressing alto sui loro centrali, perché sappiamo che il Catania predilige una grandissima fase di possesso palla, di fraseggio e quindi insomma era quella la strategia di bloccare questo tipo di gioco dall'inizio. E allora possiamo riassumere nella frase: in una partita si creano più partite, Daniele? Una frase sibillina ma anche simbolica, direi. Di lettura, no? Di adattarsi a quello che è l'avversario. Sì, come stiamo facendo? Sì, certo, bisogna adattarsi all'avversario, bisogna adattarsi alle diverse situazioni che si creano e sicuramente l'Avellino non aveva messo in preventivo di andare in gol dopo 9 minuti e quindi avere subito il bandolo della matassa fra le proprie mani. A quel punto ha cambiato tattica, io credo che abbia anche cercato di chiudere la partita molto velocemente perché dopo la prima rete in più circostanze ha pressato e ha cercato il colpo del capo, non gli è riuscito immediatamente, è riuscito poi nella partita, diciamo quando diventa lunga, quindi nella ripresa, ma sicuramente l'Avellino ha avuto un grande vantaggio nello sbloccare questo risultato, ma ha avuto la capacità, la bravura, la lucidità di mantenere il pallino del gioco e di controllare l'andamento dell'incontro in modo abbastanza agevole. Prima Tabbiani parlava di diverse occasioni per il Catania, io credo di non avere, non vorrei sbagliarmi, eventualmente mi correggerete,
non credo di avere segnato parate da parte del portiere dell'Avellino. C'è stata quella su Chirico, su Mazzotta che ha sbagliato piede. Vabbè, ma Pazienza si riferiva anche all'aspetto ambientale, no? Ah sì, l'aspetto ambientale. E agli infortuni del Catania a cui non credeva. Anche, ora un attimino, scusami Domenico, sì. Ti do la parola subito. Se la regia può ripreparare quell'ultima azione, quella del tiro di Sarau, se gentilmente ce la prepari. Perché ha parlato proprio di questo giocare tra le linee in orizzontale, che per loro diventava facile pizzicare e... Lo rivediamo perché ne abbiamo parlato. Il gioco scolastico di Dabbiani. Sì, ne abbiamo parlato proprio agli inizi. Continua Domenico. Sì, lui da più giorni dice: non credo agli infortuni del Catania, non credo ai piagnistei del Catania, non credo ad un ambiente, cioè un ambiente un po' caldo con una situazione particolare. Cioè ha voluto mantenere alta la tensione per i suoi ed è stato bravo a farlo. È stato vincente. È stato vincente. Ha parlato anche di pressing alto sui centrali, tutte le cose che abbiamo visto. Ma quello del pressing alto è un aspetto tattico, su quello mentale lui ha lavorato su questa cosa. Rivediamo un attimo quella azione che avevamo focalizzato, quella del tiro di Sarau, che ci faceva vedere com'era a volte semplice arrivare ad interrompere l'azione. C'era Castellini che stava agendo sul passaggio di Zammarini e l'ultima azione, regia. Se possiamo andare all'ultima azione, dovrebbe essere il tiro di Sarau, l'ultima azione. E vediamo come Castellini viene pressato da tre avversari e perde un attimo palla. Ecco, proprio questa è. Ecco qua. Vedete come viene aggredito Castellini e ci arriva a stento, no? Poi nel frattempo si perde la celerità dell'azione, no? Questo è proprio quello di cui parlava Pazienza. Riuscito perfettamente, perché questo è un'azione dove Castellini riesce a riprendere la palla, ma il ritmo si è già bello e rallentato. Poi che Sarau tiri in questo modo è un classico. Che Sarau aveva anche tre giocatori attorno, uno davanti e due alle spalle, quindi in ogni caso forse più di quello che ha fatto non avrebbe potuto. Va bene. Sarau tra l'altro gli dà una palla a Chirico che era al bacio. Purtroppo non abbiamo le immagini. No, non ci sono negli highlights, gli highlights sono molto incompleti, mancano tantissime azioni, magari non per forza incredibili, ma servirebbe a ben bilanciare il discorso dei pro e dei contro. Gli highlights di questa Serie C sono molto carenti, devo dire, dal punto di vista della globalità della partita. Allora, ultimi messaggi? Sì, c'è un altro amico del nostro direttore, mentre quello guidava la motosega, questo è un driver. No, quella era motopesca. Una motopesca. Questo è un driver, si chiama Alex Driver Catania, dalla sua formazione. Silvestri, Lorenzini, Castellini, Arapesarda, Rizzo, Rocca, Mazzarini, Bocis, Sarao, Chirico, non cercate altro. Ok, benissimo. Su questo driver Catania. Su questo auspicio direi che possiamo sicuramente chiudere. Abbiamo un po' analizzato il momento, abbiamo anche guardato po' la partita, abbiamo cercato di capire, di pensare a cosa si potesse uscire domani Grella dal cilindro, lo vedremo e lo sapremo dalle 16 poi di domani. Salutiamo Daniele Porto, giornalista e giornale di Sicilia, ricordiamo anche presidente della locale sezione Ussi. Buonasera a tutti, grazie domani saremo molto in prima attenti in conferenza stampa. A fare domande pressanti. Ma soprattutto ascolteremo quello che c'è da dire. Infatti. Perché in questo caso prima si ascolta. Siete stati convocati, quindi parlerà lui chiaramente. Poi ci saranno le vostre domande, sicuramente. Va bene, grazie anche a Domenico Laporto, commercialista, tifosissimo del Catania. Grazie Domenico, grazie alla a voi, prossima. Teniamo duro. Grazie direttore, editor, giornalista Enzo Stroscio. Grazie per lo spazio. Mercoledì siamo sul pezzo come sempre, recupero della seconda giornata. No, ho Brindisi detto sul Catania. Brindisi. Siamo su Brindisi, io dico sul pezzo. No, lui vuole fare un Brindisi. Speriamo. Si chiama i suoi amici. E allora ti occuperai delle bevande per il Brindisi. Tra l'altro, il stesso limone è già pagato. Tra l'altro, il campo di Brindisi ancora è poco agibile. Ancora aspetta che torni. Tutti stanno criticando il campo di Brindisi e anche quello di Francavilla. Sì, perfetto. Tiro la Vecchia, il nostro pilonista. Ciao, Tiro, alla prossima.
Un abbraccio a tutti, a lunedì e sempre e comunque Forza Catania. Grazie, grazie, grazie anche a Sabina Rossi. Sì, in conclusione saluto Alberto Maugeri perché è arrivato in fase finale, sempre morigerato nei suoi giudizi, è buonista come me e come Daniele. Grazie, bene. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie anche da Vincenzo Lacorte, la prossima puntata di Calcionate naturalmente lunedì prossimo, lo abbiamo già detto, due impegni di Stadio Studio, mercoledì il recupero della gara contro il Brindisi, domenica si va a Potenza, due esterne. Grazie, buonasera a tutti. Questo programma è stato offerto da Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarini Catania. L'Etna per noi è casa.